Buonasera, don Dorigi, in primo piano. Torniamo all'emergenza da Covid-19, il fiato sospeso per la festa in discoteca in Altosangro, una quarantena in una scuola media a Sulmona. Ancora 24 positivi al referto. Il virus non si ferma, probabilmente una fine della pandemia solo sulla carta. Una nuova vittima si conta pure a Sulmona. Facciamo il punto nel nostro servizio. Non si arresta il contagio sul territorio peligno-sangrino, nemmeno per la consueta tregua del lunedì. Nonostante l'esiguo numero di tamponi svolti nel weekend sul territorio regionale, nel bollettino della ASL sono finiti 24 nuovi positivi spalmati per i vari comuni dell'area peligno-sangrina: 5 a Pratola Peligna, 4 a Pesco Costanzo, 3 a Sulmona, 2 ciascuno a Castel di Sangro, Goriano Sicoli, un caso a Testa per Aiano, Vittorito, Scanno, Pescasseroli, Roccaraso, Pettorano, Sulgizio e Bugnara. Il capoluogo peligno cede la maglia nera del contagio a Pratola Peligna. Un nuovo fronte si ipotizza anche a Pesco Costanzo, mentre a Roccaraso si contano due contagi nella struttura comunale. L'Altosangro resta con il fiato sospeso anche per una festa in discoteca che si è tenuta lo scorso sabato, che avrebbe coinvolto centinaia di persone proprio all'indomani di qualche contagio in un istituto superiore. L'andamento della curva epidemiologica non promette nulla di buono in termini di contenimento del contagio, allunga la fine della pandemia, almeno sul piano sostanziale, poiché formalmente sembra confermata la data del 31 marzo. Nelle ultime ore il virus è tornato anche a scuola. Un provvedimento di quarantena selettiva è stato diramato dall'Ufficio Igiene e Prevenzione ASL per una classe di scuola media a Sulmona. Resteranno in presenza gli studenti che hanno completato il ciclo primario di vaccinazione, nonché i guariti entro 120 giorni. Tutti gli altri, positivi compresi, seguiranno le lezioni da remoto. Complessivamente sono 956 gli attuali positivi e sorvegliati sul territorio, in evidente crescita, con la quota 1000 di nuovo più vicina, in attesa delle rilevazioni sulle guarigioni, che come ogni lunedì sono in corso di elaborazione. Resta stabile il tasso di ospedalizzazione, sono 11 gli attualmente degenti, di cui uno in terapia intensiva. Continua a crescere purtroppo il registro nero del Covid. Si conta oggi la 120esima vittima dall'inizio dell'emergenza. Si tratta di Anna Matteo, 87enne originaria di Venafro, domiciliata a Sulmona, che è deceduta nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dopo aver contratto il virus verosimilmente durante la degenza nel nosocomio sulmonese. Una fatalità nell'emergenza. Fuga dalla guerra a piedi per 24 ore, la storia di uno dei rifugiati arrivati a Sulmona. Si sono censiti nell'hub dell'Incoronata. Non c'è al momento la convenzione per il nuovo centro vaccinale. Intanto la Protezione Civile cerca strutture per i rifugiati. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Manca la convenzione tra ASL ed ARAP per l'immobile situato nella zona industriale per il centro vaccinale dell'Incoronata, ora adibito anche ad hub per l'accoglienza dei rifugiati ucraini. Non si esclude al momento un'ulteriore proroga di qualche giorno. Tutto dipenderà dalla trafila burocratica per la messa in funzione del locale individuato, oggetto già di sopralluogo nei giorni scorsi. Le condizioni per adibirlo al centro vaccinale ci sono, ora si dovrà verificare se la struttura è idonea anche per la registrazione degli ucraini, fanno sapere gli addetti ai lavori. Per l'assessore comunale Attilio D'Andrea, al momento non è in animo una nuova proroga per il Palasport Serafini, nel senso che si resta in attesa degli atti formali tra l'azienda sanitaria e l'agenzia regionale. Fatto sta che indicazioni precise non sono ancora arrivate agli operatori e la scadenza della convenzione è fissata per il prossimo 31 marzo. Con il fiato sospeso restano anche le associazioni sportive, che da tempo hanno chiesto un piano B per tornare ad allenarsi in pianta stabile. In questo momento ci stiamo occupando di censire rifugiati e porre le basi per gestire l'ondata migratoria, fermo restando che ci siamo anche adoperati per trovare un altro locale, continua D'Andrea, soddisfatto per la buona risposta da parte della popolazione. Al centro vaccinale vanno avanti le procedure di registrazione dei profughi. Ieri sono arrivati altri 5, per un totale di 20 presenti sul territorio peligno, tra cui un giovane che per scampare alla guerra è stato costretto a mettersi in cammino per 24 ore a piedi, un giorno intero per arrivare a confine e riuscire a mettersi in viaggio verso l'Italia. Ora si è ricongiunto al nonno che risiede in Valle Subequana. Intanto la Protezione Civile regionale ha diramato l'avviso per la manifestazione di disponibilità delle strutture ricettive site nel territorio abruzzese per l'accoglienza della popolazione sfollata. Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire la propria disponibilità esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica emergenza@regione.abruzzo.it entro e non oltre le ore 24 del 20 marzo 2022. Il bando è disponibile sul sito istituzionale della regione.
Ed ora la cronaca che ci porta a Pettorano sul Gizio, anziano trovato morto in casa nella solitudine, nel caso di dirlo, perché era morto da almeno una settimana. Sentiamo tutti i particolari. Da circa una decina di giorni non si vedeva in paese né dava notizie di sé. Un familiare si è quindi insospettito, lanciando l'allarme alle forze dell'ordine, che hanno fatto questa mattina l'amara scoperta. Antonio Del Monaco, 95enne, residente a Pettorano sul Gizio, è stato rinvenuto senza vita nella sua abitazione. La morte, stando alla ricognizione cadaverica effettuata dal medico Fabio Duronio, risale almeno a una settimana fa, visto l'evidente stato di decomposizione del cadavere. Il dramma della solitudine continua a balzare alle cronache. L'anziano viveva solo in casa, in paese aveva dei congiunti. Il decesso sarebbe stato causato verosimilmente da un infarto. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei carabinieri della compagnia di Castel di Sangro per i rilievi del caso. Il magistrato, al termine dell'ispezione cadaverica, ha rilasciato il nulla osta per la celebrazione delle esequie. La salma è stata esposta nella casa funeraria Caliendo Celesti al di via Boco della Grotta. Torniamo a Sulmona con la cronaca: divorata nel recinto, Segugi a cena con una cagna, verrebbe da dire che è stata letteralmente sbranata, una scena raccapricciante che è avvenuta di fronte a una donna. Vediamo nel nostro servizio. Una cagna sbranata dai cani da caccia. La scena raccapricciante si è presentata sotto gli occhi di una donna residente sul territorio Peligno, che l'altro giorno si trovava a passare sulla statale 17 a Sulmona mentre si consumava la cena, con tanto di virgolette, nel recinto. Sei cani da caccia Segugi, di cui 5 con microchip, probabilmente per fame, avevano divorato una cagna fino a ridurla all'osso. L'esemplare non era più riconoscibile, dalla testa alle parti interne fino alla zampa. Una scena drammatica, difficile anche da raccontare, che sicuramente non può passare inosservata, interviene la donna. Sembrerebbe che il proprietario non poteva occuparsi temporaneamente dei cani poiché degente in ospedale. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei carabinieri forestali e del servizio veterinario della ASL per gli accertamenti del caso. Sulla vicenda si sta muovendo anche l'associazione Noeta, che chiederà riscontri specifici al riguardo. Si costituirà parte civile in un eventuale procedimento. E ora la raffica di furti per 20.000 euro, almeno con il ladro di furgoni che ha fatto incetta di attrezzi almeno 6 colpi in una notte. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Avrebbe rubato attrezzi e materiali vari per un bottino complessivo approssimativo di almeno 20.000 euro. Il ladro del furgone ha seminato preoccupazione negli ultimi giorni in città e nei centri limitrofi, perpetrando almeno 6 furti in una notte, tutti eseguiti con disinvoltura e quasi con destrezza. A denunciare il caso è uno degli imprenditori colpiti, che ha postato anche le immagini del circuito di videosorveglianza, chiedendo la collaborazione agli utenti dei social per risalire all'identità del malvivente. Immagine ovviamente al vaglio della polizia, che si sta occupando del caso. L'autore del furto sarebbe sceso a bordo della propria auto per forzare la serratura del furgone di proprietà di GS Sciarra, verosimilmente con un giravite a taglio. In pochi secondi avrebbe asportato diversi attrezzi, dagli avvitatori ai fresini, per un valore complessivo di circa 4.000 euro, solo per citare una parte della refurtiva asportata. Lo stesso manuale avrebbe applicato nei confronti di altri imprenditori per un totale di 5-6 furti messi a segno negli ultimi giorni tra Sulmona e Pettorano sul Gizio. Per questo gli operatori del settore si sono rivolti alle forze dell'ordine affinché si svolgano tutte le indagini del caso per risalire al soggetto in questione. Termina qui la prima parte di Onda RG, torniamo tra poco con le nostre notizie. La cortesia del personale, la convenienza e l'efficienza dei servizi fanno di Punto Brico Raiano la miglior soluzione per il fai da te. Da Punto Brico Raiano trovi attrezzature professionali e hobbistica, arredo giardino, ferramenta, illuminazione, riscaldamento, legnami e falegnameria. Punto Brico ti aspetta nella zona industriale a Raiano, il tuo punto di riferimento nella Valle Peligna per il fai da te. Offerte del mese: mascherine FFP2 confezione da 2 pezzi, 1 euro. Troncarami con 2 batterie e custodia, 119,90 euro. Emporio Tessile Lauri, arredamento e tendaggi. Il tuo punto di riferimento a Sulmona per tende da interno, tende da sole, zanzariere, tende tecniche, gazebo, tappezzeria e pergotende.
Scopri tutta la nostra selezione di filati per arredare i tuoi spazi. Realizziamo anche confezioni grazie alla nostra sartoria. Emporio Tessile Lauri vanta un'esperienza che ci contraddistingue dal 1980. Vieni a trovarci, siamo a Sulmona in via Cornacchiola 48. Emporio Tessile Lauri, professionalità dal 1980. Per la tua spesa scegli Supermercato Tigre Amico, freschezza e qualità ti aspettano ogni giorno. Latte parzialmente scremato Cigno, 1 litro, 79 centesimi. Pasta di semola Consilia, grammi 500, 59 centesimi. Caffè Lavazza Crema e Gusto, 250 grammi, 2,49 euro. Prosciutto cotto alta qualità Consilia, 1,59 euro letto. Prosciutto crudo, 1,19 euro letto. Arance rosse Sicilia IGP, lattuga romana e zucchine, 1,49 euro al chilo. Lombatine di suino 5,99 euro al chilo, cosce di pollo 3,99 euro al chilo. Supermercato Tigre Amico, la qualità ai prezzi più convenienti. Piazza Vittorio Veneto, Sulmona, zona Porta Napoli. Se cerchi un professionista per la pulizia, l'ispezione e il montaggio di grondaie, camini, stufe e canne fumarie, Spazzacamino Neri, lo spazzacamino della Valle Peligna, che adesso effettua anche lavori in quota con la sua piattaforma aerea. Per tutti quei lavori che necessitano di raggiungere svariate altezze, affidati allo Spazzacamino Neri. Neri garantisce massima sicurezza e professionalità durante il tuo lavoro in altezza. Spazzacamino Neri, noleggio piattaforma aerea con operatore, pulizia, montaggio e sostituzione di grondaie, camini, stufe a pellet e canne fumarie. Via Luca della Robbia numero 13, Raiano. Per info e preventivi 349 636 47 24. Lavorare con passione. E questo è il nostro segreto. LPG Legno, dal 1997, realizza tetti, tettoie, gazebo, casette e garage in legno di alta qualità. Pali a recinzioni in pino impregnato e castagno. Case residenziali antisismiche, dall'ideazione alla posa in opera. Alla LPG Legno, le tecniche più all'avanguardia e le lavorazioni artigianali ci aiutano a raggiungere l'eccellenza. Contattaci per costruzioni civili e industriali. Per le pubbliche amministrazioni siamo sul MEPA. LPG è centro lavorazione legno autorizzato. Progettazione e stabilimento a Raiano, zona industriale. 347 588 7107. LPG Legno, la tradizione artigiana incontra l'innovazione quotidiana. Dal latte più buono nascono i sapori autentici della tradizione. E sono proprio gli ingredienti semplici come il latte a regalare gusto alla tua giornata. Per i tuoi cari, metti in tavola solo ciò di cui ti fidi. Latte fresco pastorizzato alta qualità, Terra Antica. Il latte a chilometro zero. Gusto pieno, sapore genuino e tutta la qualità del latte prodotto nelle fattorie delle terre abruzzesi. Con Latte Terra Antica, i metodi di lavorazione d'una volta incontrano le tecnologie più all'avanguardia per garantirti sempre il meglio. Scegli Terra Antica, il latte alta qualità a chilometro zero delle terre d'Abruzzo. Luigi Liberatore veste lo sposo e la cerimonia uomo. Vieni a scoprire tutte le nuove collezioni 2022 nel nuovo atelier in via Valle Madonna 87 a Prato La Peligna. Luigi Liberatore veste lo sposo e la cerimonia anche nelle taglie conformate. Info e appuntamenti al 338 88 46 942. Se cerchi eleganza, qualità e moda, allora affidati a una realtà consolidata e conosciuta. A Sulmona c'è Bimbo Mania. Abiti cerimonia con finiture accurate e tessuti di qualità made in Italy per vestire i tuoi bambini o i tuoi ragazzi nel loro giorno più importante. Bimbo Mania, il punto di riferimento da 0 a 18 anni per le tue cerimonie. Vieni a scoprire le nuove collezioni cerimonia 2022. Bimbo Mania, Viale della Repubblica Sulmona. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare.
ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro, rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi, perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu cosa aspetti? Seconda parte di Onda TG, è il giorno della rotatoria al casello autostradale di Bussi, fine dell'Odissea, però vanno avanti le polemiche, sentiamo meglio nel nostro servizio. Inaugurata la nuova rotatoria nei pressi del casello dell'autostrada 25 di Bussi sul Terino Popoli nella mattinata odierna, lunedì 14 marzo. Alla cerimonia del taglio del nastro è stato presente il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo. La fine dei lavori della rotatoria consentirà la riapertura dell'innesto autostradale Bussi-Pescara. Era increscioso il fatto che non si potesse più girare e accedere allo svincolo di Bussi Popoli venendo dalla Valle Peligna e dalla città dell'Aquila, quindi grazie all'intervento del prefetto di Pescara, all'ANAS che ha realizzato l'opera, finalmente in sicurezza si può svoltare a sinistra. Sembra una banalità, ma realizzare un'opera che di fatto mette in sicurezza un intero svincolo stradale è fondamentale per i nostri territori, per dare anche accesso e risparmiare tempo anche nel movimento delle merci. Circa un anno fa mi sono attivato, ho chiesto al prefetto di convocare un tavolo tra le varie istituzioni insieme ai sindaci del territorio, con Autostrade dei Parchi e ANAS. Alla fine abbiamo delineato il percorso che ci ha portato alla realizzazione di quest'opera. In un tempo in cui si fanno tante promesse abbiamo realizzato un'opera che di fatto era chiesta per la sicurezza dell'intero territorio. Tuttavia arrivano critiche dal Movimento Luci su Popoli che invoca l'operazione Verità. Sarebbe più esaustivo se ci faceste sapere quanto sia stato speso, perché non si riesca a progettare un intervento che dia risposte definitive e soddisfacenti per la salvaguardia dell'incolumità degli utenti. Facciamo notare che circa 2 anni fa intervenimmo ben 2 volte, scrivendo anche lettere sottoscritte da ben 70 cittadini, sollecitando la soluzione del problema derivante dal pericolo della segnaletica orizzontale confusa e quindi pericolosa nella fase di accesso alla rampa autostradale. Con atteggiamento civico ci rendemmo anche disponibili ad essere consultati e poter dare il nostro apporto costruttivo, ma fu vano. Confidiamo comunque ora in un rapido riscontro sui temi posti, sugli impegni per risolverli in tempi adeguati ed evitare incidenti, si legge nella nota del Movimento rivolta a Regione ed ANAS. E ancora la cronaca giudiziaria: tentò la rapina sul ponte Capograssi, prosciolto un giovane sulmonese perché è incapace di intendere. Sentiamo nel nostro servizio. L'accusa era di quelle pesanti, tentata rapina, ma l'imputato non era capace di intendere e volere a momento dei fatti. Per questo, per un 45enne di Sulmona, DC le sue iniziali, è arrivata l'altro giorno la sentenza di non luogo a procedere, pronunciata dal giudice per le udienze preliminari, Marta Sarnelli. I fatti sono avvenuti il 2 giugno 2016 sul ponte Capograssi. Il 45enne aveva tentato di strappare la borsa a una donna che in quel momento transitava sul ponte assieme a una bambina e una congiunta. Non riuscendo nel suo intento, l'uomo fuggì improvvisamente, ma fu inseguito da un agente di polizia in servizio nella sottosezione della polizia autostradale di Prato La Peligna, che si trovava a passare in quel momento da quelle parti. Il sulmonese, che si era dileguato utilizzando la scalinata del ponte, venne ritrovato di lì a poco in via Circonvallazione Orientale dai 2 militari del nucleo radiomobile dei Carabinieri di Sulmona. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza comunale confermarono l'identità dello scippatore, che fu denunciato per il reato di tentato furto aggravato. Imputazione poi modificata e trasformata in tentata rapina. Il giovane già all'epoca appariva in stato confusionale. 4 anni più tardi, nel giugno 2020, diede in escandescenza proprio nel corso dell'udienza, tanto da far scattare le cure ospedaliere. Alla fine la perizia di Paolo Pomero ha permesso di accertare che al momento dei fatti l'uomo non era capace né di intendere né di volere, per questo è stato prosciolto dal GUP. E ora l'addio a Gregorio Rotolo, il simbolo, l'icona della pastorizia abruzzese, un inchino dalle istituzioni e non solo dinanzi al gigante del settore. Suo ricordo nel nostro servizio.
A causa di un male incurabile è morto all'età di 62 anni Gregorio Rotolo, autentica icona della pastorizia abruzzese, maestro nella produzione dei formaggi. Dalla sua azienda di Scanno, in mezzo secolo, è riuscito a far conoscere e veicolare gli straordinari formaggi che produceva, famoso, molto apprezzato, il suo formaggio gregoriano. Mi addolora la scomparsa di Gregorio Rotolo, a cui un brutto male non ha lasciato scampo, ha affermato l'assessore alle aree interne Guido Liris, che ricorda il suo impegno nella tutela e nella salvaguardia della montagna abruzzese, della biodiversità, in una vita spesa nella difesa del territorio. Non solo Liris, ma in tanti lo hanno ricordato in queste ore. Si sono quasi inchinati, nel vero senso della parola, all'ultimo pastore. Come amava presentarsi, Rotolo trasformava in formaggi quello che gli offriva ogni giorno il creato. Grazie alla sua perseveranza, un impegno costante iniziato da ragazzino, è riuscito a far conoscere l'Abruzzo ben oltre i confini regionali. Apprezzati dagli intenditori, ma anche da un pubblico di semplici appassionati, i suoi formaggi erano finiti nelle cucine dell'alta ristorazione, esaltati dai grandi chef, rivelandosi ambasciatori della terra d'Abruzzo più di tante campagne promozionali. Da ricordo di Rotolo a quello di Pergola, il volontario scomparso nelle scorse settimane, un albero è stato messo a dimora in via Sardi da parte dei volontari, dei suoi colleghi, possiamo definirli. Vediamo tutto. Dallo scorso sabato la villetta comunale di Via Sardi ha un albero in più e presto, con i suoi fiori rigogliosi, regalerà all'aria verde un tocco di colore. E questo è l'omaggio dell'Associazione Volontari Sulmona a socio Giuseppe Pergola, scomparso recentemente. Una breve e commossa cerimonia alla quale, insieme ai tanti amici e familiari e ai soci dell'associazione, hanno partecipato il parroco Don Lorenzo e il vice sindaco Franco Casciani, a nome dell'amministrazione comunale, la Croce Rossa e il gruppo ANA. L'impegno dell'associazione sarà quello di continuare a tenere vivo il ricordo di Pergola attraverso iniziative che lui amava intraprendere per la tutela dell'ambiente e la cura delle aree verdi cittadine. Il presidente dell'associazione, Jessica Tessicini, in sinergia con l'amministrazione comunale, presenterà a breve un ambizioso progetto da condividere anche con le altre associazioni di cui Pergola ha fatto parte. Era uno di noi, uno dei volontari della città di Sulmona. Lui era dedito al sociale, ai bambini, perché lui è il promotore della famosa pinzetta, e con questa pinzetta ha coinvolto tutti i bambini nella giornata al parco fluviale. È dedito alla protezione civile, alla Croce Rossa, e quindi oggi siamo qui per lui, per dedicargli questo albero insieme a tutte le associazioni di cui faceva parte, ed è un modo per unire tutte le associazioni di volontariato del territorio. È stato ed è soprattutto un punto di riferimento per tutte le associazioni e soprattutto per il suo impegno, perché era costantemente impegnato in tante iniziative, aveva tanti progetti, e speriamo di portare avanti almeno uno dei suoi progetti, che era quello di coinvolgere i bambini in queste giornate di sostenibilità della città. Diciamo che l'amministrazione ha voluto partecipare, ha voluto raccogliere l'invito fatto dall'Associazione dei Volontari in commemorazione di questa persona che io personalmente non ho avuto il piacere di conoscere in vita, ma che tutti quanti mi hanno rivelato come una persona di altissimo profilo, sia per la sua abnegazione al volontariato, sia per la sua umanità. E certamente questi sono segnali che vanno raccolti e comunque vanno commemorati proprio in virtù di quel ragionamento importante che rappresenta sia il volontariato come misura di ausilio alle attività di un'amministrazione, eccetera, eccetera, ma soprattutto come segnale chiaro di educazione verso le giovani generazioni, verso la popolazione in generale, che il senso civico è una delle prime cose a cui dobbiamo portare molta attenzione e soprattutto sulla quale dobbiamo contare per poter migliorare il nostro mondo.
E ora ci spostiamo all'Aquila con l'orologio dei quattro cantoni, dalla scuola dei Patini alla regia della scuola industriale dell'Aquila. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio di Marco Malvestuto. È stato presentato oggi all'Aquila il volume L'orologio dei quattro cantoni, dalla scuola del Patini alla regia scuola industriale dell'Aquila, di Bruno Marconi, pubblicato con il sostegno della Fondazione Carispac. Il libro è un'attenta e puntuale ricostruzione storica dei fatti e delle circostanze che portarono nel 1911 all'installazione dell'orologio dei quattro cantoni all'Aquila, un oggetto che ancora oggi, simbolo tra i più significativi dell'identità cittadina, presidio culturale importante con la sua collocazione in uno dei luoghi significativi della vita e della socialità, diventato presto un punto di riferimento per molte generazioni di aquilani. È un racconto che mi ha affascinato perché è un racconto del 1911 tra, diciamo, querelle politica tra i giornali dell'epoca. E noi anche oggi vediamo queste querelle politiche che si avvicendano tra gruppi di partiti, diciamo, i partiti, ed era il Partito Socialista, allora il Partito Popolare. Questo orologio è voluto dal sindaco, avvocato Vincenzo Camerini, sindaco dell'Aquila, che all'epoca, che nel 1910 si dimette e invece di prendersi quello che gli spettava in qualità di sindaco, decide di regalare questo orologio alla città. È un libro che rappresenta una delle fasi dell'identità della nostra città e quindi chiaramente ha un significato di ricordo e soprattutto di attestazione di un passato fulgido che la nostra città ha avuto anche da un punto di vista artistico, e quindi è stato nostro dovere quello di, su iniziativa di Bruno Marconi, di ridare vita a questo oggetto che ha rappresentato per molti aquilani un qualcosa di visibile in ogni occasione di ogni passeggiata. Beh, è un libro bello, interessante, che denota anche la passione dell'autore, che è andato a circoscrivere la sua attenzione su un particolare molto significativo, uno di quei dettagli che magari prima del terremoto a cui non facevamo attenzione o che magari davamo per scontati, e invece raccontano la storia di questa città, la raccontano anche con delle curiosità interessanti, e quindi come amministrazione ci siamo già mossi per contattare il provveditorato e l'impresa incaricata di fare i lavori sul cosiddetto quarto cantone affinché l'orologio venga smontato, venga messo in sicurezza e possa essere restaurato e poi ricollocato in un tempo non troppo lontano, perché questo significherebbe anche esserci riappropriati di un pezzo di città importante. Ovviamente anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia. Questo attestato il Consiglio Comunale di Bugnara conferisce attestato di benemerenza al luogotenente Pietro Lombruni, quale segno di riconoscenza per la meritoria attività svolta con dedizione, disponibilità e con elevata professionalità. 14 maggio. L'attività proficua rappresentata è un valido attuale esempio che ha dato lustro non solo all'Arma dei Carabinieri ma anche alla nostra comunità, che lo ha accolto con stima e affetto, e quanto si legge nell'attestato di benemerenza che il sindaco di Bugnara, Giuseppe Lostracco, ha consegnato questa mattina al luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, Pietro Lombruni, da poco in congedo. Un riconoscimento per il servizio svolto come comandante della stazione di Introdacqua, con dedizione e disponibilità, con elevata professionalità. Alla presenza del capitano della compagnia Carabinieri di Sulmona, Toni Di Giosia, il sindaco Lostracco ha ringraziato Lombruni per aver sempre operato con senso del dovere e abnegazione, a beneficio della sicurezza e della tranquillità delle singole comunità, preservandole dalla microcriminalità. Commosso e grato, dopo una vita in divisa, Lombruni si gode il meritato riposo. Io non credo di meritarmi questo premio, perché comunque ho fatto sempre il mio dovere. Io faccio parte dell'istituzione quale comandante di stazione di Introdacqua e per competenza anche Bugnara.
però il sindaco ha ritenuto che quello che ho fatto è particolare. Però ripeto che per me non c'è nulla di eccezionale, è semplicemente ho eseguito il mio lavoro come, sia come istituzione sia come uomo. Quindi ho raggiunto il pensionamento dopo oltre 40 anni di onorato servizio. Ringrazio l'Arma, ringrazio l'amministrazione di Bugnara e di Indrodacqua che hanno sempre avuto un pensiero buono nei nostri confronti, ci hanno sempre supportati in ogni nostra richiesta. Io voglio ringraziare il Comune di Bugnara nella persona del sindaco Giuseppe Lostracco che si è sempre prodigato per la popolazione e noi ne abbiamo fatto parte, e anche il Comune di Indrodacqua che è la sede mia principale. È un giorno importante sia per noi, l'amministrazione comunale di Bugnara, ma anche per il luogotenente Pietro Lombruno. Questa amministrazione comunale ha voluto convocare questo consiglio ad hoc appunto per conferire l'attestazione di benemerenza al luogotenente Pietro Lombruno. Tutto il consiglio ci siamo sentiti, erano tutti d'accordo che era il modo migliore per ringraziare e salutare ufficialmente il comandante, lo chiamo il comandante Pietro, che per tanti anni ha servito in modo impeccabile il nostro comune, la nostra comunità, e tutti hanno apprezzato e stimato la grande sensibilità e professionalità nello svolgere il servizio. Il comandante è stato sempre vicinissimo all'amministrazione, vicinissimo a tutta la comunità di Bugnara, oltre a risolvere le tante problematiche che ci sono in una piccola comunità. Lui è stato sempre un uomo di squadra, sia nella gestione della caserma, dei carabinieri, ma anche con le amministrazioni e vi dico di più con le associazioni del territorio. Perdiamo un pezzo forte per la nostra comunità. Con questo vogliamo augurare a lui una buona pensione. Perdiamo un pezzo forte noi, ma lo acquisterà sicuramente la famiglia. Di rincari, accorpamenti, psicosi collettive, della guerra in corso, della minaccia nucleare, dei rapporti tra le potenze in conflitto, quelle alla finestra, del ruolo dell'Europa, dell'UE, della NATO. Antonio Di Bacco e Alessandro Angelone ne parlano questa sera con il sulmonese Giuseppe Guastella, firma di punta del Corriere della Sera. Io però vi invito sempre a visitare il nostro sito internet www.ondatv.tv per restare aggiornati su tutte le notizie. È davvero tutto per questa edizione, grazie per aver scelto Onda Rigi che come di consueto torna domani. A tutti una buona serata.